E abbiamo messo, i poeti non sanno se la loro poesia è stata musicata o no, sono 20 brani e abbiamo fatto per stare insieme, anzi sono entrati a far parte della famiglia veramente, adesso verrà anche il maestro, canterà anche lui una Maria canzone. De Ioanno, non tutti, sì. Signori che io... una metà lancianese. Dai. Mia moglie è di San Pietro, quindi... Dai. Io ho mia mamma che è originaria di Paglieta e poi... Moglie lancianese, suocera... Io sì, io faccio... Ma il bello è che mi chiedono, no, perché lo fai, capito? Io lo faccio, ma non con tutti, sì... È vero, si capisce che non c'è nessun interesse. Oggi mi sono ritrovata a fare i complimenti a un editore, no? E ho detto, scusa, guarda. Ma mi distraggo, lo posso fare la prossima serie, ma sai com'è? Non si può. Devi portare la parte qua. Che si chiama Trinchetto. 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 Grazie. No, Trinchetto morde. No, stavo aprendo la bocca perché. Ma Trinchetto morde, però. Non li faccio aiutare. Che bello. Trinchetto. Eccomi. Trinchetto quando... Allora, mi manca il buon Santino. Arriva. Chiedo scusa. Saremo tutti genitori. Sì, sì, arrivo. Sì, proprio come faceva, diciamo, Maurizio Costanzo. Bellissimo, no? Un urgenza. Salottino. Eccoci qua. Ciao. No, Santino Spinelli. Fabio Spinelli, ciao. Protettore della musica, Santino. Oh, tanto dovete dialogare tra voi. Sì, sì. Noi chiacchiereremo. Certo, dovete chiacchierare, seguire tutto quanto. Bellissimo. Allora, va benissimo. Dunque, andiamo per ordine, ci siamo quasi. Io vi faccio... Possiamo accomodare. Okay. C'è la quasezza, c'è la quasezza. Io qua. Io ricordo qui. Allora, io qui. Cristina. Ricordi quella strada? Ai, benedetti Dio, questo non mi può. I Fabi. Dai, i Fabi, da Gens Fabia è qua. I Fabi. Oh, io ho il mio sorcio qui. Quando vedi che io mi inceppo. Io ti sceppo. Guarda sta bella Santino, guarda là, va, che bello. Va. Ma più. Guarda che bello. The King. Buonasera, benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show, questo nostro spazio dedicato all'intrattenimento. Però qualche riflessione ce la inseriamo sempre. Allora, oggi vogliamo nel modo più assoluto portare nelle vostre case, dopo questa, come dire, abbuffata di cioccolata, abbuffata di tanto cibo e buona compagnia, così come speriamo abbiate passato, della sana poesia. Ce ne sarà tantissimo all'interno di questa puntata, ma non solo, tanta musica, parleremo d'arte in generale, poi c'è la voce del nostro Alfredo Scogna, ma insomma, che ve lo dico a fare, ci sono tanti motivi per accomodarvi, anche perché Consigli per gli Acquisti Show a questo punto può cominciare. E siamo qui come ogni martedì sera a raccontarvi tante storie grazie agli ospiti che puntualmente vengono ad accomodarsi qui nel nostro salottino di Rete 8. Allora, lasciate tutto quello che state facendo, perché non è importante come la poesia. E è così che vado a presentarvi il primo ospite, che tra l'altro è in lizza ai premi Strega con noi, Fabio Barone. Buonasera. Oh, buonasera, sei venuto armato di libro, di nuovo libro? Ce l'ho. Beh, ti anticipo già che ti chiederò poi di leggerci, se lo vorrà, va bene? Volentieri. Benissimo, è tornato a trovarci lui, uno degli uomini più simpatici, pensate gli altri, che abbiamo incontrato qui nel nostro spazio, Fabio Di Cocco. Mm.
Buonasera, buonasera Paola, buonasera. Mi sei venuto a mantenere una bella promessa. Ho mantenuto la promessa e come vedi sono arrivato non da solo, armato. Un po' di amici, armato come... tra poco vedremo. Vabbè, sveleremo tutto dopo, strada facendo, ma soprattutto la gioia, diceva un comico abruzzese, non puoi immaginare la gioia che proviamo nell'avere qui in studio Angela Baldassarre. E adesso questa gioia la spiego. Ciao Angela! Ciao, piacere anche da parte mia, sono felicissima e emozionata e si sente, penso. Sì, si sente ed è bellissima questa emozione sì. Nella tua voce che condividiamo, perché lo siamo anche noi, considerando che Angela è con noi praticamente dall'inizio, non l'avevamo ancora mai incontrata, ma è con noi perché è una di quelle telespettatrici affezionate, affettuose, interessate, propositive, insomma come piacciono a noi, e siccome è anche un po' mattarella e tanto artista, ha messo su una realtà della quale andremo a parlare tra pochissimo, ti tengo calda, va bene? Sì. Ci sono tante cose che ha da raccontarci, per cui sarà un piacere sentirla. E adesso mi devo un attimo far entrare tanto ossigeno nei polmoni, perché vado a presentarvi qui alla mia sinistra Santino Alexian Spinelli. Grandissimo ciao. Musicista di fama internazionale, Santino, non sai l'onore che ci fai questa sera. Adesso l'onore è mio, il piacere è mio di stare nel nostro Abruzzo. Ci sto poco, però quando ci sto, insomma, mi fa piacere stare a casa. E dobbiamo dare una notizia importante tra poco. Non dire niente. Acqua in bocca. Una notizia che non potete capire, la gioia anche lì. E poi è venuta a trovarci una scrittrice e soprattutto, io devo dire, anche un'amica che stimo tanto, perché la seguo veramente da illo tempore, Cristina Mosca! Cristina, tu ci darai l'opportunità questa sera, che siamo molto felici di cogliere, di parlare di biblioteche. Non se ne parla mai, questi luoghi abbandonati a quei pochi topi. Infatti la felicità è mia, ti ringrazio tantissimo per questa occasione e per questo invito. Che bello, sono molto felice di poterne parlare, diffondere, divulgare la bellezza che si insinua in certi luoghi così poco calpestati. Ma se tu fossi un luogo, Alfredo, ma che luogo saresti? Un lago. E allora vi presento il lago Alfredo Scogna! Povero Tenco, non avrebbe voluto probabilmente. Grazie Alfredo Scogna, naturalmente poi ti ascolteremo cantare nel corso della puntata, ma adesso la musica che voglio far entrare nelle mie orecchie è quella di Santino Alexian Spinelli. Parto da te, Santino, perché non mi riesco a tenere sta notizia, ma aspetto ancora un po' per darla. Prima, allora, io volevo, in quanto giornalista, fare appello al dono della sintesi per riassumere brevemente un po' la tua carriera, ma non è facile. Allora, sai che ti dico? Siccome siamo in uno spazio protetto da ogni regola, chi se ne importa di dover essere sintetici? Io spendo due parole su di te. Partiamo intanto... Ringrazio. Ah, figurati. Partiamo intanto con il dire che tu hai due belle lauree. Due lauree, una in lingua e letteratura straniera e una in musicologia. Sì. Se c'è qualche errore in quello che dico, fermati, non avere problemi di correggermi, perché è importante dire le cose come stanno. Poi sei stato docente di lingua e cultura romani, ovvero romanologia, all'Università degli Studi di Trieste e all'Università di Chieti. Hai suonato davanti a personalità di caratura mondiale, tra tutte una il Papa, anzi i Papi, perché uno solo non basta. Il presidente Mattarella ti ha conferito l'onorificenza di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Attualmente sei presidente nazionale, riprendo fiato, della Federazione Federarte Rom. Sei tra i fondatori di UCRI, l'Unione delle Comunità Romanesse in Italia, di cui sei portavoce. Hai scritto volumi musicali, poesia, altri scritti e soprattutto, lasciamelo dire, hai tre figli meravigliosi. Questo è vero, questa è la cosa più importante. L'ho lasciata alla fine perché si lascia la mia. Però quello è il merito della mamma.
che i figli sono della mamma, quindi... Ah, non ti appartengono? Se sì, passavi per sbaglio di lì? No, perché... no, mia moglie dice che i figli appartengono alla mamma, per cui, insomma, quindi lì il merito è della mamma. Io un po' la capisco, però, insomma, c'è del tuo, mamma. Almeno nella loro passione musicale. Sì, questo sicuramente. Li hai avanzati tutti e tre alla musica. Ma veramente io l'ho cercato di educare alla bellezza dell'arte, poi fin da piccoli, perché non potevo immaginare che sarebbero diventati dei professionisti, e mi dice si è laureato, perché questa è la laurea, il diploma al conservatorio, in arpa, e sta studiando al conservatorio, si trova negli ultimi anni Giulia con il violoncello, e Gennaro ormai è una star internazionale con il violino. Me lo abbracci quando lo vedi, sai che io lo vedo poco, noi ci vediamo purtroppo solo sul palco ultimamente, perché abbiamo poco tempo, perché lui vive a Roma, non sta più in Abruzzo, per cui va sempre gironzolando. Lo so, voglio promettermi, ti vengo a trovare, mi dice, quando vai? Infatti mi ha mandato meglio, dai, su Gennaro, no, ma verrà, lo prenderò dal bavero, lo porterò. Bravo Santino, così mi piace. E adesso arriviamo alla notizia. Ok. La notizia bomba. Siete un po' tutti curiosi, tesi. Che sarà mai? Che cosa accadrà? Che ci spoiler, spoiler. No, sono quelle notizie che fanno molto piacere, perché signore e signori, Santino insieme a Gennaro il prossimo 10 aprile suoneranno alla Scala di Milano. Scusate se è poco. Partiamo dalle emozioni? Emozioni, più che emozioni, un professionista difficilmente prova emozioni. Provo commozione più che altro, che è diverso, nel senso che aver mio figlio accanto, e purtroppo non ho più papà e mamma, sarebbe stata una grande commozione. Un professionista solitamente domina l'emotività, perché altrimenti non puoi affrontare un pubblico importante se ti fai prendere dall'ansia di prestazione. E per cui ecco, provo più commozione più che altro per la presenza di mio figlio, perché avere un figlio che anche collega non è semplice. E che collega, che collega. E no, che poi collega. Ne ho altri due, sono tutte e tre, insomma, e non è semplice gestirli artisticamente. Senti, ma devo dire due, questa gli cosa, gli altri due che dicono, mamma, come porti Gennaro alla Scala, voglio venire pure. Si no, fa per ridere, sì, no non c'è questa rivalità. No. Per altre cose sì, ma non sulla parte musica, perché ognuno fa una cosa diversa, per cui a volte ci troviamo tutti assieme, ma altre volte liberamente ognuno di noi sceglie di fare le proprie cose. C'è da dire che è la prima volta che due artisti rom di livello internazionale e vanno alla Scala dopo 600 anni di presenza, 600 anni sono tanti, 6 secoli, oltre 6 secoli di presenza dei Rom in Europa, e non si era mai verificato questo. E suonare poi con la grande orchestra della Scala, che è molto importante, e con i solisti, e questo è anche importante, con i solisti dell'orchestra sinfonica Gioacchino Rossini, e poi suonando le mie opere, composizioni mie, anche se poi ci saranno quindi brani di... Quindi folklore incontra il classico. Perfettamente. E praticamente noi abbiamo portato, io e Gennaro porteremo il folklore, la musica cosiddetta etnica, che è musica popolare, diciamo, a livello di sinfonismo. Cosa che non è stato mai fatto prima, ovvero nel periodo romantico, quando si afferma il concetto di nazione, folklore locale, radici culturali, concetto stesso di libertà, i grandi compositori europei hanno attinto a piene mani la tradizione musicale rom. Pensiamo Liszt, Brahms, Schubert, De Faya, Granados, Turina, da lì in poi tutta una schiera infinita, oggi Goran Bregovic. Sì. Hanno attinto a piene mani e hanno preso questa musica e l'hanno messa nella cosiddetta musica classica. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario, cioè un'orchestra classica che accompagna la musica rom originale, che è diametralmente opposta. Questo è stato possibile perché il fatto di essere musicologo mi ha molto aiutato nel pensare musica, che il musicologo non è musicista, è fondamentalmente un pensatore, un filosofo della musica, e quindi ecco, pensare di musica, anche quando compongo, questo mi ha aiutato tantissimo, e devo dire che poi ho questo po' di artista, di artista, perché è un grande collega, devo dire, oggi è, oltre ad essere mio figlio, un grandissimo collega, perché suona il violino toccando i quarti di tono, che è difficile per un violinista. Sai che è venuto con il violino in trasmissione?
ai tempi della buonanima di Rete 8 Matinera. Sì, sì, sì. Venne e suonò per noi, ma insomma, che te lo dico, a fare l'emozione. E poi un'altra novità che io presento lì alla Scala, un CD nuovo. Ecco, questo volevo dire. CD nuovo, sì, perché sì, ci sarà anche un dopo festival, diciamo un dopo concerto, dove saranno degli sponsor, tutti gli sponsor e i partner a livello internazionale, ci saranno diversi ministri, diversi ambasciatori di diversi paesi, e ci sarà una serata di gala, diciamo, e in questa occasione la mia casa discografica presenterà il nuovo disco Romano Baciadipè. Che cosa significa? È la magia della musica rom, è questo. Okay. Però è questo etnico. Però con l'orchestra, vi preannuncio che con l'orchestra sinfonica Gioacchino Rossini sto producendo un disco diciamo di musica classica, ecco, lì proprio il documento che attesta il passaggio dalla musica folclorica alla cosiddetta musica sinfonica romanì. E quindi non c'è più bisogno del compositore europeo che faccia da interpolatore, ma noi rom oggi siamo in grado di produrre musica di altissimo livello, cosiddetta musica colta. Che pubblico ci sarà alla Scala per voi? È molto molto colto e molto competente, quindi bisogna prepararsi. Sto studiando alla mia età, alla mia veneranda età. Caro Alfredo, tu sei giovane, ma io ormai sono vecchietto, circa 7 ore al giorno, proprio per tenermi in forma per il 10, nella speranza che tutto vada bene, come insomma ci prepariamo. È come quando c'è un esame all'università, no? C'è un esame all'università e uno si prepara, se sei pronto sei tranquillo, se non hai studiato non va come dovrebbe. E poi voglio dire anche un'altra cosa per concludere. E per il fatto dell'insegnamento all'università, io riprenderò l'insegnamento perché sono stato nominato docente e professore, quindi ordinario all'Università di Belgrado. Quindi io a partire dal prossimo autunno inizierò a insegnare a Belgrado insieme a un collega, uno dei più grandi romanologi al mondo, che è Christian Kiuchukov, e assieme terremo questo corso di lingua, cultura e storia dei Rom, Sinti, Calè, Manusce, Romani, Charles. Quindi l'Abruzzo lo vedrai magari in cartolina. Io porto il mio Abruzzo, lo porto nel cuore e nel mondo. Voi siete a Lanciano, a Lanciano? Quando ci stiamo? Quando ci siete? Ma quando ci siete? Questo è il problema. Sai una cosa che volevo dire prima di chiudere, diciamo, questa notizia che abbiamo dato, e che quello che mi piace in anteprima, ma io come vi devo ringraziare? Ma come vi devo ringraziare? Finora nessuno lo ha, come dire, saputo, perché doveva rimanere, insomma, anche per contratto, e c'è una, diciamo, un protocollo rigido da parte della Scala, per cui dovevamo mantenere. E voi, io vi ringrazio come potevo non al mio Abruzzo non dare questa notizia. Che bella cosa, questo è l'affetto vero dimostrato. Ma io volevo sottolineare proprio in termini di affetto, perché quando è venuto Gennaro qui mi ha colpito molto il grande affetto e il legame che ha nei confronti della famiglia. E tu ovviamente lo stai rinnovando con la stima per tuo figlio, che chiami collega, che mi sembra anche una cosa molto molto ma sul palco non siamo colleghi, non siamo padre e figlio. Però sei sempre il maestro, perché voglio dire, quanto ha preso da te, perché, Gennaro? Sicuramente tanto, perché certo che si trasmette, ecco, e lì siamo stati rom, la nostra cultura si trasmette solo oralmente, e quindi io ho insegnato a mio figlio l'improvvisazione, che non si studia al conservatorio, improvvisazione in stile rom, con i quarti di tono, al conservatorio non si studia, certo. E secondo me è una grande mancanza, e quindi gli stessi professori del conservatorio, oppure i professori che suoneranno con noi, resteranno incantati nel vedere sentire Gennaro che suona sto violino, a parte il virtuosismo inarrivabile, ma prendendo i quarti di tono, cosa che loro sono invece abituati a prendere la nota esatta, quindi con un altro tipo di sistema. Mi piacerà un giorno, Santino, parlare con te, se lo vorrai e ne avrai il tempo, del significato e il senso della famiglia, che voi Roma potete insegnarci, perché noi strada facendo lo stiamo perdendo, il rispetto per gli anziani, l'educazione dei figli e tutto quello che comporta. Non è qui oggi il momento. L'ultima domanda su questo evento del 10 aprile:
generalmente quando si ha un traguardo si dice sempre quando poi finì, perché si sente anche un po' la tensione, no? Sì, ah, superato quell'esame, dopodiché farò queste cose, parto, faccio, non lo so, si progetta per alleggerirsi un po' il dopo. Cosa ti attende il dopo 10 aprile? Il 16 praticamente io sarò all'Università La Sapienza, però alla sessione di Latina, per un incontro con gli studenti e un concerto. E lo terremo. E te riposi io, mai? Lo terremo io a Gennaro. Questo corso. Quindi dopo il concerto ti attende un concerto e poi un concerto. No, ma il problema è che dopo il concerto c'è il dopo concerto, che sarà la cosa più pesante. Cioè la serata di gala è quella cosa che io, insomma, vorrei stare a casa dopo il concerto, non si o può fare, in hotel, fare. No, a dormire. Le strette di mano si devono dare. No, ci sarà il dopo, qualche bicchiere. E quella è la parte più bella, quella la parte sì, più bella. Sì, questo sicuramente, perché ci deve stare il momento anche di condizione. E devo dire che già da adesso il teatro è sold out, però verranno, e questo l'ho saputo, tantissimi amici, e da Pescara, da Chieti e dall'Abruzzo. Che meraviglia. Tantissimi. E poi raccontatecelo allora, scriveteci, raccontateci questo concerto. Perché molti sponsor sono abruzzesi, per cui bisogna ringraziarli, e l'elenco è lungo, però li devo veramente ringraziare perché ci hanno permesso poi di fare tantissime altre cose. Che quindi bello. Il nostro Abruzzo ha risposto alla grande. E non avevo dubbi. Caro Abruzzo, adesso stai un po' lì, un cicinin di consigli per gli acquisti e poi ti parliamo di un'iniziativa nuova, giovane, fresca, ma promettente. A tra poco. Siete ancora lì? Ma che bravi! E fate bene, anche perché abbiamo da parlarvi di un'iniziativa nuova, giovane, fresca, che mette insieme due parole magiche, poesia e musica. Che cosa vorrà dire questo? Ce lo dice Angela Valdassar, che così, che emozione si prova dalla TV, cioè davanti alla TV, entrarci dentro, Angela? Tu che ci segui da sempre. Dillo. Stessa emozione di stare a casa. Vero, perché sei in famiglia. Io mi sento in famiglia, ma sul serio. Che ma cosa bella. Anche quando parlo con le altre persone che ho coinvolto proprio in un modo spontaneo, la stessa cosa mi dicono. Noi qua ci sentiamo a casa, quindi... Ho vinto, guarda, se mi dici così non lo so, ho vinto tutto, perché la cosa più bella è proprio far sentire a casa chi è con noi, chi ci segue, perché in fondo questo sì, è un salotto di casa, niente, si fanno due chiacchiere. Sì, sta bene, io ho messo anche le pantofole. Hai fatto bene. Però è anche vero una cosa, c'è da dire, che nella televisione locale, diciamo, o regionale, si fa cultura. Mentre nella televisione nazionale si fa solo intrattenimento, sì, il che è diverso. Certo. Quindi il fatto di sapere che stasera c'è poesia, certo, cioè, quando si sente nella televisione nazionale una poetessa. Ma noi siamo controcorrente, ma questo contro è importante, tutti e tutti. Per cui sembra niente, ma in realtà in un salotto come questo si fa cultura, sì, vera cultura. Sì, che bello, grazie Santino, questa me la rivendo, bellissima questa dichiarazione. Comunque, venendo a noi, il 20 aprile vi manderò all'Auditorium di Ecclesiano a Lanciano, in piazza Plebiscito, alle 18:30. Perché che cosa ci sarà? Ci sarà la prima edizione di Decantando, che è un primo festival della poesia e musica, ed è nato da un'idea del maestro Franco Di Campli, che poi è tuo marito, che coraggiosamente ha mandato avanti te. E dunque la mia prima domanda è: cosa vuoi dire adesso a tuo marito che beatamente se la spassa dietro le quinte? Allora, che innanzitutto, com'è il rapporto che ho con mio marito, è lo stesso con il figlio, è un collega. È un collega. Ecco, facciamo un collega. Che questo solo così momento si può durare. Come cioè, dire, no? Questo momento, quando lavoriamo. C'è dell'interesse comune che vi tiene insieme. Sì. Si scherza. Certo. Allora, più che interesse, noi abbiamo un amore per la musica, per la poesia e per gli amici. Quindi abbiamo. Cosa bella, per gli amici. Per gli amici, no, sembra. Vabbè. Sì. Che meraviglia. E in questa occasione abbiamo trovato poeti che ci hanno affidato le loro poesie, sappiamo benissimo che incoscienti veramente, sia proprio a fiducia e dopo le mie telefonate. Senti, ma partiamo dall'inizio, Angela, certo. Ma come nasce questa iniziativa allora, dei cantanti? Nasce all'inizio, mio marito ed io ci conosciamo da 8 anni, quindi un rapporto freschissimo, e quindi quando ci raccontavamo i primi periodi, tra le cose che mi ha chiesto, che mi piaceva fare, io ho detto, sai, ogni tanto scrivo qualcosa,
e lui mi ha detto, dai, mandami. E io ho mandato uno scritto, non è una poesia perché mancava di metrica, come può scrivere una persona così profana. E lui l'ha musicata, quindi è diventata la prima canzone che lui, cioè la prima poesia bella corretta. Bella dichiarazione d'amore. Sì, sì, infatti c'era proprio scritto nella... sì, e questa è anche la funzione della musica. La musica arriva al cuore, senza passare per la mente. Immagino loro a casa, amore, pronta la cena? Stasera non ho fame. Non ho cucinato, no, ti arriva una gelata. Apri il frigo, quello che trovi mangi. Sì. Questi toni però sì, che meraviglia. E insomma e Santino poi dimentica, ti prego, sì. Non ascolterai. Presenta. E in pratica lui poi in quel periodo suonava con un gruppo, i Big Ears, e quindi il cantante solista Big Ears. E Big Ears? No, Big Ears. Big Ears. Erano bravi, adesso esiste ancora il gruppo, lui è uscito fuori perché giustamente mi segue con queste avventure, certo. Non ha più tempo. Certo. Sei tu il suo gruppo adesso. E il cantante solista, Vinicio Tenaglia, ha cantato e quindi era rimasta questa idea, ecco, di fare un qualcosa poi con questa poesia. Dice, è bello musicare una poesia, si può fare, quindi è una bella idea, facciamone un evento, un festival. Sì. Quindi avete radunato, chiamato al rapporto, 40 poeti per 40, selezionarne la metà. Sì, in pratica sono stata io gli ho detto, io importuno un po' tutti perché coinvolgo, faccio, dico, poi ho la fortuna di conoscere tanta bella gente, proprio bella, sottolineo. E quindi queste persone mi hanno affidato non una poesia, ma bensì 3, 4, 5. Quindi mio marito si è ritrovato una scrivania piena di poesie e io gli ho detto, guarda, se vogliamo fare... Lui mi ha detto, ma come? L'avevamo detto 8 anni fa. Cioè quando avevamo fatto poi questa canzone sono passati 8 anni, quindi io mi sono presentata. Eccolo qui, guarda la fotografia del tuo bel maritiello. Sì. Hai visto? E quindi quanto ne combina? Sì. E quindi niente, voi avete chiesto queste poesie senza dire ai poeti che cosa ne assolutamente fatto. Loro neanche sanno, cioè la giornata poi loro verranno ad alcuni ancora non lo sanno, non sanno se effettivamente il 21 marzo penso che sia 20 aprile sì, ma il 21 marzo è la giornata mondiale della poesia. Ah, è stata. Sì, il 21 stata, marzo di ogni anno, se non erro, abbiamo Fabio Cristina che ci possono. Mentre il 27 è quella del teatro, che è stata proprio la settimana scorsa. Sì, è passata da poco. 27 marzo. Ma tanto c'è, lo sapete? Io ho scoperto che c'è il giorno dello scopettino del bagno. Esatto. Addirittura. C'è un giorno per tutto, il giorno del bagno. Oggi 2 aprile, cos'è? Oggi giornata mondiale di Alfredo Scogna. Giornata mondiale di Alfredo Scogna. Lago Alfredo, scusa. Del lago Alfredo, il lago Alfredo. Dedicato. Ah, che burloni, scusa, ecco. Torniamo a te, anche ogni distrazione è buona per noi. E allora, quindi dicevo, questi poeti non sapranno. No, assolutamente. Loro... musica... Ma adesso glielo stiamo dicendo. No, ma non lo sapranno proprio perché la serata scopriranno proprio, loro saliranno sul palco invitati a declamare la poesia, anzi due poesie. E poi scoprono proprio in quel momento se effettivamente è stata trasformata in canzone. Quindi una sorpresa per loro, una per il sorpresa. Pubblico. Io invito a venire perché effettivamente è curiosa questa cosa, insomma, di aver fatto, musicato delle poesie. Ma chi canterà queste poesie? Allora, ecco, appunto dicevo amici, abbiamo avuto anche il maestro Scogna, lo devo dire in anche tempo. Il maestro, tu canterai una di queste poesie? Tuo marito sì, me l'ha detto anche lui. Questa sì che è una carambata. Questa è una carambata. Era anche il maestro Scogna, quindi se volete venire. Perché no, 20 aprile. 20 aprile 18:30. E ci sono cantanti a Lanciano. Sì, tutto a Lanciano succede. Sì, a Diocleziano, sì, questo periodo lavoriamo tanto, lì ci troviamo bene. Ma tu sei di Lanciano? No, mia mamma è di Paglieta, ma mio marito fa parte dell'associazione Amici di Lanciano Vecchia. Ah, che bello. E veramente un caro saluto al professor Filippone. Filippone, io le prime volte che l'ho chiamato, poverino, si è spaventato perché sono un po', insomma, avete capito, no?
quindi con le mie iniziative faccio, dico, lui mi ha detto: Angela, una cosa alla volta facciamo tutto. Sì, lui era molto calmo, va molto pacato, ma neanche a diesel, no, a gas. Sì, sì, dopo le 10:30 lui risponde a ogni messaggio, però è una persona di gas. E che cosa fa questo professore? Allora, è bravissimo, lui molto è bravissimo, sì, fa parte, penso che sia il presidente di questa associazione, poi si occupa dei presepi, il periodo dei presepi. Non c'entra con decantando? No, lui dà la sponsorizzazione, ecco, di questa associazione, sì, dell'associazione, una sorta di del patrocinio anche di Lanciano. Abbiamo gli sponsor Spazi Eventi e Artigiani che hanno creduto in noi, ecco, anche perché devo dire, i poeti hanno affidato le poesie e questi hanno creduto, perché insomma, già avere degli sponsor a inizio prima di sapere, non è e nessuno ha ascoltato poi bisogna conquistare anche per la seconda, quindi la prima, sai, ti senti un po' sotto performance, ti senti un po'? No, io più che altro penso a mio marito, perché molta incoscienza da parte mia è sempre così. Io a qualsiasi evento organizzato, quello che ho detto e quello che invece faccio non dico, perché no, lo racconto. Ma dimmi una cosa, ci sarà una gara poi di queste canzoni? Sì, 8 giudici professionisti e amatori della musica che voteranno la canzone, non la poesia, perché poi ci sarà la premiazione, quindi tutti avranno un attestato di partecipazione. E ci saranno dei premi? Le premi che saranno, insomma, una targa, ecco, avevamo pensato a un vinile da stampare. Sì, però devo trovare io lo sponsor, che adesso non lo so come posso dare. Senti, ma qual è lo scopo di questa rassegna? Niente, di stare insieme, niente. Proprio so, scopo di lucro, infatti, è gratuito. Quello è lo scopo. E, allora, ma Fabio verrà la condivisione cantare? Della... Magari se io canto in chiave di silenzio, perché devo dire lì sono ferrato proprio. Ma io, no, ma vabbè, io e te prima o poi faremo qualcosa. Fortunato, lo fanno tutti. Piacevolmente, purtroppo poi non siamo riusciti a concretizzare, lo faremo. Stavo facendo gli eventi per i virtuosi di Kiev, quindi in una fase, insomma, seria della guerra, avevano bisogno di posti dove dovevano esibirsi, e quindi ho fatto dei concerti, anche il Fenaroli mi ha aperto le porte, quindi per questi ragazzi. Scusa, ma tu nella vita, Angela, organizzi eventi? Allora, io nella vita sono stata fortunatissima, ok, dopo che ho avuto un periodo che mio figlio si è ammalato di leucemia, quindi era piccolo, all'inizio non era neanche una leucemia, era un tumore maligno alla spina dorsale, quindi ho lavorato, ho cresciuto questi figli, adesso che mi posso permettere, sono forse 13 anni che lo faccio di nascosto, ok? L'ho voluto benissimo. Ma per questo adesso faccio questo, eventi. Questa è la cosa più importante, ci ha dato una bella notizia. Ho un grazie da dire, quindi mi piace aiutare la gente. Cioè, mi sono resa conto che non sono capace di andare in ematologia a fare quello che fanno tante donne. Certo. E svengo, cioè io arrivo in ospedale e svengo, quindi non sono adatta. Però senti la necessità di restituire. Io devo fare, cioè, capito? Io ho acceso la televisione, ho visto il programma e quindi ho chiesto se potevo fare. Oggi l'ho fatto con c'è stata di un aiuto, Angela. Sì. Ogni tanto ci sguinzaglia qualche ospite interessantissimo. Dispensatrice di buon umore. Gioia. Anzi, parlo a voi che ci state seguendo. Guardate che qui c'è un numeretto, c'è un indirizzo mail. Fate come Angela, se volete segnalarci talenti, opere, non omissioni, perché qua bisogna chiacchierare e parlare, scriveteci e noi valuteremo senz'altro, perché insomma di talenti il nostro Abruzzo, ne è pieno. Sì, ne è empio. Vuole fare il poeta in mezzo ai poeti. Siamo empi. E quindi Angela, venendo a noi, è tutto pronto? È tutto pronto, io devo dire, ho capito il discorso del maestro, del fatto che la scuola insegna, io mio marito non è il suo lavoro. Però lui ha la musica dentro, quindi questi brani che ha fatto, anzi invito veramente, se ha tempo di venire, perché oppure magari se agenda... per avere proprio un giudizio, ma umano più che altro.
perché, no, ma anche il piacere di stare assieme, perché l'arte questo serve, sì, a stare assieme, l'aggregazione, ma soprattutto ritrovarsi, che cosa siamo, qua, siamo qua, sì. Cioè, invece di incontrarsi, le persone con l'arte si ritrovano, si ritrova. E questo è un concetto ben, è che è molto tantissimo. Importante, sì, sì, perché sì. Molto spesso noi andiamo di fretta e ci incontriamo, no. ci sfioriamo, ma in realtà non ci ritroviamo. E l'arte invece dà questa noi abbiamo fatto prove a casa, e dove io addirittura mi sono operata una spalla, sono riuscita dall'ospedale, mio marito mi ha detto: guarda Angela, sai che oggi vengono tre a fare le prove? Ho detto vabbè, vediamo, mi stavano insieme, faremo il 7 di aprile l'ultima prova generale, ma sarà per stare insieme a casa, ecco, abbiamo capito come dire, lo spirito, sì, che muove tutto questo, sì, che è uno spirito, ma una poesia più di divertimento. La signora, allora no, perché poi si scoprirebbe chi sono, sono tanto questi. Guarda che è già caldo lui, dopo avremo lui che ti canterà, sto massaggiando, sì, poesie meravigliose. Io l'ho letto, non tutto l'ho letto, però questo libro veramente, Fabio, sei di altissimi livelli. Io non, Fabio, non ho strumenti conoscerti per giudicare poeti, però a livello emotivo mi sei arrivato, e penso che questo è quello che sia poi l'obiettivo di un poeta. Il 50% lo fa chi scrive, l'altro 50% lo fa chi legge sempre. Io la mia, sì, il mio 50% io ci ho messo, l'ho fatto. Comunque dopo arriveremo da te, Angela. Quindi andiamo a chiudere. Voi avete fatto tutto questo gratuitamente? Sì, assolutamente. Con lo spirito proprio, sì, sì, di riunire, sì, poesia di riunire e musica. Io invito le nobiltà persone, pura. Certo, sì, ma è proprio questo per invito io, allora la mia presenza qua, io, vabbè, a parte conoscervi perché proprio avevo proprio voglia, si doveva fare. Ecco, dopo Pasqua giustamente ho mangiato l'uovo, ho fatto facciamo la sorpresa. Ma poi ecco, sono venuta proprio di persona per dire anche grazie a mio marito, perché spesso magari uno dimentica il marito, la presenza. Io sono fiera e orgogliosa del lavoro che ha fatto, quindi facciamo un applauso al marito. Bravo, perché è una donna che parla bene del marito, è raro, è molto raro. Perché ti devi comprare la macchina nuova? Dai, dove devi passare? In quale gioielleria devi passare? Dove devi andare? Ma proprio per il gusto di farlo, effettivamente. Io sono una sua fan, puoi immaginare, no, come posso fare io quando ascolto una canzone e poi la mattina dopo io la ricanto. Capito? Lui ha fatto 20 brani. Questa è benzina, sì, è benzina per, sì, gli uomini, quando trovano una donna che li incoraggia. Sì, perciò li ho detto, siamo colleghi, perché ci distacchiamo dal ruolo, sì, insomma, sì, sì, chiaro, di marito, chiaro. E diventiamo uno colleghi, critico un'altra cosa, dell'altro. Essere colleghi è diverso dall'essere, esatto, il parente, un rapporto, per esempio, anche perché al parente puoi dire tutto al collega, no, ma sul palco c'è il rispetto professionale. Cioè, ci deve essere, guai se non ci fosse, bravo, quella disciplina, bravo, perché altrimenti non si possono attingere le vette più alte dell'arte, è, bravo, impossibile, bravo, non si può. Sono assolutamente quindi d'accordo. Il parente va bene, però poi collega, collega è un'altra, quindi a parte ringraziare lui, ma invitare la gente a venire, perché è uno spettacolo carino. Auditorium Diocleziano. Segnate il calendario. Gratuito. Un motivo gratuito in più per gratuito. Venite a divertirvi, a stare in mezzo. Poi agli c'è amici. Anche Fabio Di Cocco. Credo. No, io verrò come ospite. Bravo, sicuro, come però spettatore. Ci sarà, visto che l'avete svelato, Alfredo Scogna. Ci sarà Alfredo. Che adesso sarà ci canterà. Lui. Che cosa, Alfredo? Che dopo ti sei preparato? Ma sempre così modesto, lo so che gli artisti più grandi sono modesti, però l'umiltà fa grande. Una canzone che racchiude tante verità, la scopriamo cantando, ascoltandola. Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare, lì dentro camera mia, come non sono più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche
anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma presto se tu te ne vai, fai finta che solo per noi due passerà. Dimmi presto se tu te ne vai, è troppo tardi, ma presto se tu te ne vai. Alfredo Scogna, grandissimo Alfredo, come sempre sei portatore sano di grandi emozioni, ma le emozioni continuano con i consigli per gli acquisti. Seguiteci sui nostri social, così potete continuare a conoscere i grandi ospiti che vengono qui in trasmissione ogni martedì sera. E ditemi che non avete perso fino adesso la puntata, perché tanta roba, ci siamo detti veramente grandi, grandi cose, grandi parole sono volate, ma continuano, perché adesso è il turno della nostra Cristina, Cristina Mosca. Allora, cara Cristina, io ti ho lasciato giornalista e so che è un passato ormai, giusto? Sì. Sì. Ti ritrovo scrittrice, insegnante e soprattutto appassionata di biblioteche. Sì. Però prima di parlare di questo, c'è una frase che mi porta a te, perché ho frugato un pochino sulla tua pagina, sul tuo sito, e c'è una frase che tu usi per raccontarti che mi ha molto colpito. Dici di te: sono parole senza lettere maiuscole. Che cosa dice di te questo, Cristina? È un piccolo gioco mio sui social e su internet. Amo scrivere senza nessuna lettera maiuscola, quindi anche quando inizia la frase, dopo il punto, anche i nomi propri, a volte anche le email informali, scrivo senza. Sei una ribelle. Qualcuno dice che non lo faccio per pigrizia, per prendermi in giro dice così. Io rispondo che lo faccio per democrazia, perché non mi sembra giusto che quella lettera, solo perché si trova lì, debba spuntare. Non è meritocratico. Hai capito? È solo il posto giusto per lei, non ha fatto niente per stare lì. Che grande senso della giustizia che hai, Cristina, non l'avevo mai vista così. Non l'avevo mai vista. E quindi è quello il motivo. Quello è così, è un gioco. È un gioco. Che però di te, vedi, già racconta qualcosa. Invece, questa passione per le biblioteche, cosa racconta di te? Racconta un profondo rapporto con i libri come lettrice. La lettura negli ultimi pochi anni per me è proprio una vita parallela, mi permette di segnare il tempo, mi dà tantissimo, frequento tre gruppi di lettura, guardo nascere intorno a noi i gruppi di lettura. Dal 2020, dal Covid, c'è stata questa esplosione, perché è possibile, perché le persone hanno comunque bisogno, ritrovano il piacere di parlare di quello che leggono. La bellezza della lettura è quasi forse più la bellezza di leggere un libro e parlarne. E infatti sempre di più stanno nascendo e si stanno consolidando dei gruppi di lettura anche virtuali, e il virtuale ha dato una bella spinta durante il Covid, perché appunto tutti seminati nelle nostre case avevano comunque bisogno di un posto dove trovarci e dove continuare a condividere. E nelle biblioteche ci sono da sempre. Se io guardo all'indietro, mi vedo guardare col naso all'insù la biblioteca di mio padre, la libreria di mio padre, ma poi soprattutto nella biblioteca del liceo, della mia scuola superiore, mi trovo per la prima volta di fronte a un ambiente non protetto ma libero. E quindi mi trovo di fronte alla possibilità di sbagliare, perché tu, adolescente squattrinata con tanta curiosità, hai la possibilità di prendere il libro, cominciare a leggerlo, lasciarlo, non ti piace, non ce l'hai a casa, non hai speso i soldi, non hai
E quindi è andata avanti, questo psicanalizzandomi, è questo un po' quello che mi lega alla biblioteca, la possibilità di sbagliare. Poi crescendo e evolvendo riscopri la biblioteca come luogo di incontro. E oggi la biblioteca è fondamentale come luogo di incontro, soprattutto con questa dispersione che abbiamo con internet, con i cellulari, ma anche per i ragazzi stessi, per i giovani stessi. È un luogo fondamentale in cui accadono cose. Tu giustamente all'inizio hai parlato di topi di biblioteca, perché questo è un po' lo stereotipo. Diciamo lo stereotipo, però è stata la sua dimensione. Non adesso, è più? Adesso cambia, sta cambiando, perché la biblioteca è il luogo di eventi, è il luogo in cui sì, vai a scegliere il libro, ma è quasi accessorio questo elemento, è il luogo in cui soprattutto sei di fronte a persone formate. Una grandissima risorsa delle biblioteche sono i bibliotecari. Io ho cominciato, allora, nel 2020, quando c'è stato il lockdown e hanno chiuso anche le biblioteche, mi sono sentita mancare il fiato. E quindi appena è stato possibile tornare in biblioteca, mi ci sono ventata come un'affamata. L'anno scorso, durante il maggio dei libri, ho iniziato un viaggio. Ho cominciato per il mio blog, quindi proprio una cosa assolutamente gratuita. Personale, certo. Ho voluto fare una specie di censimento, di guida delle biblioteche. Proprio perché ho bisogno di far conoscere la bellezza di questi luoghi, dei nostri luoghi, delle nostre biblioteche, e la competenza estrema dei bibliotecari, perché sono tutte persone fantastiche. Più le frequento e più amo, cioè in biblioteca non ci vado più soltanto per prendere il libro, ti ci fermi a parlare col bibliotecario, perché non è soltanto il consiglio sulla lettura, ma anche proprio la passione, la dimensione che loro è proprio vivono. La dimensione, una dimensione meravigliosa quella, certo. Quella che vivono, sì, sì. Altamente poetica, anche sì. Perché noi immaginiamo il bibliotecario come veramente una figura stantile, gli occhiali, no? Esatto, invece è un mestiere invece fichissimo. È una vivacità, è almeno un mestiere fichissimo, è vero? Per il quale manca un ricambio, perché ci sono, insomma, spero che adesso col nuovo governo cambieranno un po' le cose, manca un turnover, manca un investimento. E sono persone, allora contiamo un 300 comuni in Abruzzo, si contano un 120-130 biblioteche, di quelle riconosciute tra enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, ci sono le biblioteche universitarie. Sui social è possibile vedere muoversi anche piccolissime realtà. Ho presente quello della collega di Evelina Frisa, se non sbaglio a Castiglione Mese Raimondo, potrei sbagliarmi, perdonami Evelina, però sono piccole, la mia carissima amica, sono piccolissime realtà che cominciano a muoversi, ad allestire scaffali, esatto, sì. E, sì, l'ho messo, la mia giornalista Evelina Frisa, e mi viene in mente lei, ma ci sono tantissime realtà. Una signora del gruppo di lettura che frequento, anche lei nel suo paese, nell'Aquilano, che adesso non mi viene il nome, anche lei sta allestendo una piccola biblioteca, perché c'è bisogno. Ma chi frequenta oggi le biblioteche, Cristina? Allora, adesso io, nel mio giro in cui faccio i selfie, in cui mi diverto, faccio un po' la giovane, con piacere trovo difficoltà a farmi questi selfie, perché poi mi vergogno fondamentalmente, perché le trovo comunque piene di studenti che hanno bisogno comunque di una zona franca in cui studiare, di adulti, anziani che vanno lì anche soltanto a leggere il giornale. E infatti uno dei pregi principali di adesso della biblioteca è proprio, come si chiama, terzo luogo, cioè un luogo che mette insieme persone che altrimenti non si incontrerebbero. Io e mio marito, non so se è un bene per lui, ma non ci saremmo mai incontrati se non fosse stata una biblioteca comune dell'università. Poi ne parliamo. Non so. Non dico, no, lo stesso. Ah, vi siete conosciuti bene in biblioteca? Sì, nella biblioteca universitaria. E io facevo lingue. Guarda, che secondo me queste adesso le affolliamo le biblioteche, così è. Si trova marito. Cioè, se cominciamo anche a diffondere che si trova marito e moglie in biblioteca, ragazzi, finito tutto. Una volta c'era Portobello. Non c'è più posto. Portobello. È vero, c'era Portobello. Uno dei primi luoghi, capito, di incontri. Ci sono esempi virtuosi. Ah no, io pensavo Portobello il programma. No, programma. E perché ci si incontrava? Sì, non me lo ricordo. Sì, certo, era un luogo di incontro.
Mi ricordavo che si vendevano cose, no? Sì, si vendevano cose. Ma nel frattempo però, non parlava il pappagallino. Però c'era anche uno spazio per gli incontri eventuali a scopi matrimoniali. Ma anche perché oggi... Lui se lo ricorda oggi... perché ha più anni di me. Esatto, io ho meno capelli, quindi... No, ma questo è un aspetto anche interessante e soprattutto nuovo, perché in biblioteca... Quindi lasciamo questo messaggio. Io l'ho frequentato molto le biblioteche ai tempi dell'università e, per carità, come ho conosciuto tutti. Tante persone con lo sguardo, ma non so il nome di nessuno di loro, perché eravamo tutti, tutti gobbi sopra i libri, quindi hai dei volti noti, ma poi puoi immaginare le storie. Io mi divertivo a immaginare la vita di ciascuno di loro. Che scherzi, che scherzi, non si può fare. Adesso si può parlare in biblioteca? Questa dimensione comunque c'è, perché comunque è sacrale come luogo. Se chi c'è è perché sta studiando, un po' di silenzio sì c'è bisogno, come giusto che sia. Però poi ci sono i momenti in cui appunto accadono cose, sono eventi, ci sono sempre di più sezioni per l'infanzia in tutte le biblioteche, e anche lì ci sarebbe ancora da investire, perché anche lì l'orario di apertura a volte è limitato, però per quello che fanno tantissimo per le risorse umane a disposizione, è un luogo meraviglioso. Ho scritto di recente, l'ultimo posto che ho scritto parla dell'Annunzio di Pescara, e lì c'è addirittura un portone a parte per la sezione dei ragazzi, ci sono stanze a parte con i tavolini a dimensione ragazzo, ci sono a parte 6.000 volumi per i più piccoli, gli young adults, ma sono luoghi anche per fare i compiti insieme, perché appunto una volta che uno ci investe... È vero comunque che le biblioteche sono anche luoghi di non solo di incontro, ma anche luoghi di cultura, eventi culturali, si organizzano eventi. Per esempio presentazioni di libri, non so, esposizioni di quadri, oppure concerti. Sì, concerti in biblioteca. La biblioteca della Curia. Non ne ho mai visto. Ma in tante città, che cosa meravigliosa. Italiane si fanno queste cose nelle biblioteche, cioè non sono più le biblioteche come giustamente polverose un tempo dove si fa soltanto per studiare. Dobbiamo riprogrammare la nostra idea di biblioteca. È un luogo di incontro perché ci sono eventi, si organizzano eventi all'interno della biblioteca. E ci sono modelli virtuosi. Reading di poesia anche, no? Quante volte? Ci sono modelli virtuosi in Italia in cui veramente il vecchio incontra il giovane. C'è l'esempio di una biblioteca in Puglia, se non sbaglio, in cui a un certo punto è stata creata proprio facendo un sondaggio. E si è creato l'angolo in cui la ragazza, siccome voleva insegnare a fare le unghie, c'è l'angolo della ragazza che insegna a fare le unghie, perché quale deve essere il principio a quel punto? Mettere insieme le persone deve essere, non è più soltanto prendere in prestito il libro, quello quasi scontato, è quasi il punto di partenza, ecco, ma non è più il punto di arrivo. Scopriremo strada facendo che cosa voglio dire, cosa vogliono diventare e vogliono essere poi le biblioteche, perché è vero, come luogo di aggregazione è meraviglioso, ma il libro deve continuare ad essere il padrone di casa, e quindi è bene che poi non si dimentichi che lì c'è la sacralità del libro ed è un luogo dove andare ad acculturarsi, che è un'occasione da non perdere. Però visto acculturandosi che... incontrare l'anima gemella è una cosa bellissima. Ma Santino, ma che scherzi, io domani sto in biblioteca, ve lo dico, perché in dialetto, no? Come è l'unica si dice qua, una maciata è un servizio. Capito? È questa. Senti, tu ridi poco, poco. No, sono triste. Perché ti stai per propinguare giusto un'ultima battuta con Cristina, poi voglio vedere, ci hai promesso che saresti tornato per farci vedere cosa sei capace di fare. Io passavo di qui per caso. Sì, ciao. C'erano i libri. Senti, cara Cristina, abbiamo parlato tanto di biblioteche, una battuta la voglio fare sui tuoi libri, perché tu ne hai realizzati tra romanzi, poesie, raccolte, quanti? 5, 6? Sì, non... Vabbè, non ne teniamo il conto. 5 per seconda. Ce n'è qualcuno, in arrivo? Lo spero, nel senso che c'è un inedito che gira da un paio di anni in cerca di casa e insomma dovrebbe arrivare presto. A quale appartiene? Un romanzo. Un romanzo. Allora speriamo che tu voglia venire qui a presentarlo quando sarà il momento di darlo alle stampe. Fabio Di Cocco, mi ti accomodi al centro, vero? Ma sì, volentieri. Metto qui al centro, aspetta, mi alzo, ma... ho il peso del della colomba. Adesso anche il Pandoro, perché mangia anche il Pandoro. Sì, che è una lunga scadenza, ormai è tutta plastica. No, è risaputo, no? Che nei nostri armadi, insomma, nelle cose di casa ci sono i Pandori.
a Pasqua e poi a Natale escono le colombe. Niente, io, Cristina, qui Paolo ha portato questi due amici perché ti vedo qui, ti vedo dietro di me, ciao, sì, sì. Anzi sei di qua, e loro sono solo due dei tanti che mi accompagnano quando raccontiamo le storie ai nostri bimbi. Molte volte, ecco, parlavamo di biblioteca, lo faccio anche lì, e oggi proprio c'è lui e un vecchio lupo di mare e poi c'è questo topino, e l'idea è quella che parlando di mare si possa parlare di una storia breve, le storie leste leste che il fiabolaio racconta quando ha due pupazzi e quando ha qualcuno disposto ad ascoltare una favola, una fiabola, noi le chiamiamo così. E per esempio, ecco, c'era una volta su una piccola isola nascosta nel cuore del grande mare un piccolo topolino. Questo topolino se ne stava tutto il giorno da solo, non aveva amici perché l'isola era così piccola che ce n'erano proprio, c'era soltanto lui, e passava il tempo a guardare le stelle, passava il tempo a giocare con le nuvole. E una notte, mentre stava guardando il cielo stellato, una stella cadente attirò la sua attenzione. E lui pensò di esprimere un desiderio e disse proprio: mi piacerebbe tanto avere un amico con cui giocare. E così il piccolo topino se ne andò a dormire. Qualche giorno dopo ci fu una grande tempesta sull'isola, le onde erano altissime, il mare era così burrascoso che addirittura non si riusciva più a vedere la linea dell'orizzonte. E dopo un po', quando il mare si calmò, un bellissimo arcobaleno apparve nel cielo. E in lontananza il topino si mise a guardare e riuscì a scorgere una piccola nave che avanzava. All'improvviso sulla spiaggia arrivò un vecchio veliero e ne scese un signore un po' brontolone. Alla vista di quell'uomo il topino lo guardò e svenne per l'emozione. Il vecchio signore era un lupo di mare che si era perduto nella tempesta. Aveva trovato l'isola e vi aveva attraccato, e così conobbe il topino. Il topino quella sera ringraziò le stelle perché finalmente era arrivato un amico con cui giocare, e insieme cominciarono a passare il tempo esplorando quella piccola isola, e scoprirono che non era poi così piccola, ma era grande, perché era un'isola dove si potevano raccogliere tutte le storie che il vecchio lupo di mare aveva ascoltato girando per il mondo. E da quel giorno il topino e l'uomo, il vecchio lupo, divennero così amici che se ne restarono sull'isola fin quando un giorno arrivò un altro temporale e una nave un po' più grande li prese insieme e li portò in giro nel grande cielo della vita. E vissero felici e contenti. Fabio Di Cocco, grazie. Grazie. Grazie a te, io mi siedo. Accomodati, ma ci sì. Porti sempre nel mondo dimenticato, perché noi il nostro bimbo interiore lo lasciamo spesso ai margini. Sì. E invece tu... No, me li porto sempre con me, con storie, storielline, libri, parlando di libri. E certo, perché tu sei un autore per ragazzi. Sì. Oh, ci avevi promesso di portare i tuoi libri, cosa hai portato? Allora, questi sono gli ultimi due dei 12 fatti finora in questi anni, tutto per colpa delle figlie, tra l'altro, perché si comincia a scrivere sempre così. Cioè, per le bimbe. Da una piccola domanda di mia figlia, che aveva allora 2 anni, dove nascono le nuvole, è iniziato tutto. Questo è il segreto di Babbo Natale, che è uscito proprio qualche mese fa, insomma, nel periodo natalizio, e storie gattose, chi ama i gatti sa, insomma, e qui può trovare tantissimi personaggi. Tra l'altro ce n'è uno in particolare che si ispira a un gatto che si chiama Michel, che vive nel mio paese, Guardia Grele, ed è un gattino rosso, che viene coccolato dal nostro Agostino, che è un carissimo amico, e ho voluto metterlo qui sopra. Sono tutte storie per grandi e piccini, e il gioco è che i grandi devono passare il tempo con i piccoli. Come? Quando tua figlia ti dice: mamma, mi racconti una storia? La prima cosa che fai è, Paolo, è andare a prendere il libro. Un buon libro. È un buon libro, poi però dici: guarda, vediamo un po' quante pagine c'ha. Ecco, io non ho messo il numero di pagine, così uno deve leggere per forza la storia fino alla fine. È un non luogo dove ci si può ritrovare. Ma i tuoi libri nascono esattamente come le tue storie, cioè in maniera creativa e spontanea? Sì, io cerco sempre di ascoltare
perché tutti sentono ma pochi ascoltano, ce lo siamo già detti l'altra volta. Ascoltare un po' i silenzi che ci sono quando le persone si trovano nei luoghi. La sinfonia del silenzio. La sinfonia del silenzio, bravo Santino, questo è vero. Le persone sono lì, si guardano, non si parlano. Io cerco sempre di immaginare questi personaggini, questi topini, questi follettini che girano e che poi raccontano storie semplici che in realtà tutti vorrebbero sentire, tutti vorrebbero ascoltare, e però poi siccome siamo grandi, abbiamo dei ruoli, facciamo finta di non vedere. Allora, lo sapete cosa abbiamo fatto l'altra volta con Fabio? Abbiamo parlato naturalmente delle sue grandi capacità attoriali, della sua storia, di come ha incontrato il teatro, quindi adesso non ci ripetiamo, ma c'è un momento in cui ci ha molto colpito, perché lui semplicemente partendo da delle parole, cioè ciascuno di noi ha dato una parola, lui ha costruito una... Io sto ogni tanto ripenso a quel bassotto, al bassotto che scoprì quale città che aveva scoperto. Ma sai che poi mi hanno scritto, mi hanno sì, cioè il basso è questo, è stato bellissimo. Che città scoprì quel bassotto? No, sai che non... No. Era la fine, sì, del vero, e scoprì favola, Bisenti, poi... Qualcuno aveva detto il nome di una città. Lo vogliamo rifare? C'hai voglia? Santino, digli una parola. Vediamo. Qualunque, vai. Santino, una difficile. Oppure un aggettivo, un nome. Posso cominciare io? Vai, Angela. Nipotini. Vai. Nipotini. Nipotini. Aspetta, te ne diamo un altro paio? Sì, cioccolata. Va bene. Cioccolato. Cioccolato. Facile, però nipotini e cioccolato. Mettiamolo un po' in crisi, allora, Santino. Vabbè, no, in crisi no. Famiglia, dai. Famiglia, nipotini e cioccolato. È troppo facile. Famiglia, nipotini e cioccolato. Cristina, scusami. Libro. Ecco, vedi, mo famiglia. Divertiti, fammi. Famiglia, nipotini, cioccolata e libri. Beh, allora, era un tiepido... Armonia. Armonia, ci mettiamo pure armonia. Famiglia, cioccolati, libri, armonia e nipotini. Beh, è finita la storia. Cioè, sono tutti felici e contenti. Ma in realtà era una bellissima mattina di inizio primavera e nella grande famiglia che si era appena riunita i più piccoli si divertivano a giocare quando all'improvviso da un vecchio scaffale polveroso caddero a terra dei libri. Il nonno, che era la persona più saggia che si trovava da quelle parti, raccolse tutti i libri che erano caduti e siccome i nipotini erano distratti dai loro telefonini, il nonno fece una piccola magia. Tirò fuori dalle pagine una bella tavoletta di cioccolata. I bambini ne rimasero affascinati e a quel punto si avvicinarono intorno al nonnino per ascoltare come aveva fatto per far nascere quel cioccolato da una pagina di libro. E il nonno raccontò di un grande viaggio e di mille avventure. Tutti ne rimasero affascinati e fu così che anche i più grandi, che erano un po' distratti e sonnacchiosi sopra ai divani, si interessarono ed ascoltarono. E dopo un po' tutti si accorsero che nella piccola stanza di quella casa, in quel mattino di primavera, si era creata una straordinaria armonia e tutti ascoltavano e sognavano. Dai ragazzi, è il numero uno! Salto un po' di salti, Guarda, è arte è vero? Ma lui è un fiabolaio, sai, è un creativo. Lui ha il suo tavolo di legno. È un vero artista perché i veri artisti sono creativi. Certo. Bisogna essere creativi. Altrimenti diventa... Che meraviglia. Interprete, che esatto. È altra cosa. No, noi dobbiamo sempre... anche perché... Dobbiamo giocare a crearci la bellezza. Santino, tu sei maestro in questo. Ricordo bene quei bei pomeriggi che passavamo a casa di Santino, quando lui ancora riusciva a stare in Abruzzo. Organizzavo dei salotti artistici. Sì. Non è una confidenza nata qui. Ma perché ogni volta io mi ritrovo ospiti che si conoscono tra di loro? Perché l'arte ci chiama. Avvisatemi, io l'ho battezzato a Fabio. No, vabbè, basta. Basta, ma io sapevo di Fabio e Cristina che si conoscevano, ma voi due lo ignoravate. Sì, anche con Cristina, anche l'altro Fabio si conosce. Vabbè. Sì, ragazzi, è così, ma lo vedete che alla fine è una famiglia, è una grande famiglia, un po' mattacchione. Comunque uno è bravo, più gira esatto. Il mondo più si restringe. È vero, è vero. Faccio detto, perché io ho la fortuna di girare tanto, ma io incontro abruzzesi, di qualsiasi po'. Oh, Santì, cioè ogni tanto mi giro, e tu che fai? E poi ci incontriamo. E i luoghi per antonomasia di incontro
gli aeroporti. Trovi, capito? Certo. Anche il vicino di casa, anche di ripettaio. Quello che non ti saluta, ma lì si diventa amico. Senti, venendo ai tuoi libri, dove li troviamo? In libreria, ovunque. Questi, c'è tra tutta l'altro, la collana? C'è tutta la collana. Adesso ti anticipo, ce ne sarà uno a breve in uscita per ottobre. Ancora tanti racconti che si legheranno a un periodo molto particolare. E sì, si possono trovare, basta scrivere questo nome, Fabio Di Cocco, e vengono fuori. E, così uno. Senti, ci passa, hai rispolverato il tuo tavolo, inizia la bella stagione, comincerai a riandare in giro per raccontare proprio favole ai bambini. Ieri, insomma, che era il giorno di Pasquetta, sono stato a Rocca Scaligna a raccontare le storie, quindi chi c'è stato, mi ha incontrato, sa che cosa ha trovato. Staremo a Pasqua, a Pasquetta. E saremo in giro a breve, insomma, girerò un po' l'Italia con questi racconti insieme anche ai miei soci e colleghi, tra l'altro famiglia, quindi Enzo e Francesco. Ci spostiamo ad Altamura, finiamo ad Altamura. In Puglia. Finiremo in Puglia, ma gireremo. C'è il pane buono. C'è il pane buonissimo. Fanno proprio le pagnotte quelle buone. Tanta molica, insomma, ci aspetta un bel giro da Venezia fino a Catania, e speriamo che il tempo ci assista e che ci sia da Guardia Grele, passando per Consigli per gli Acquisti Show, a tutto sempre il mondo. Grazie a Consigli che per gli Acquisti. Che megalomani che siamo proprio, quanto ci piace. Ecco, guarda, è caduto. È il famoso è libro. Il peso della cultura. No, vedi, questo è il nonno che raccoglie i libri da terra. Questo te la sei cercato. La volete la cioccolata? No, perché ce l'ho. Ma adesso, signori miei, ci allontaniamo quel solito cicinin di Consigli per poi tornare ad ascoltare ancora buona musica, le poesie di Fabio Barone che, come vi ho detto, è in lizza per il premio Strega. State lì. Ci stiamo divertendo questa sera, devo dire che era tra gli obiettivi, e siamo contenti che, insomma, tra una risata e un'altra stiamo anche parlando di cose di grande spessore. Io me la rido, ma signori miei, stiamo parlando di poesia in televisione. Ma questa è rivoluzione! Oh, vero? L'hai detto prima, sì, tu, Santina, sì, io ribadisco. Ma noi ci accontentiamo di poco, ci accontentiamo veramente di fare solo un po' di rivoluzione. Caro Fabio Barone, vengo da te che sorridi, sorridi da buon poeta, perché sai che stiamo per venire alle tue parole. Che rapporto hai con le parole? Beh, è un rapporto viscerale e anche vocazionale, nel senso che sin da quando, diciamo, ero piccolo, facevo le scuole elementari, mi rendevo conto che scrivendo, quando le maestre ci davano vari compiti, insomma, ci assegnavano vari compiti o ci insegnavano cos'era una metafora, una similitudine o qualche altra figura retorica molto semplice della poesia, sai come si fa a scuola all'elementare, certo. E sentivo cosa che poi si è rivelata la mia coscienza solo molti anni dopo, però sentivo un forte trasporto in quello che nel compito che ci stavano dando, nel rapporto che c'era tra quello che stavo dicendo e quello che volevo esprimere, insomma, nel modo in cui lo scrivevo. Per cui ne sto cercando di fare anche un lavoro da giornalista, e crescendo questo rapporto è diventato più forte, anche più coscienzioso, dal momento in cui ho incontrato sia dei poeti contemporanei che stimo, tra i quali Davide Rondoni, che è stato un mio maestro, e poi il rapporto con i poeti morti, i più grandi poeti, insomma, del Novecento o anche precedente, Omero, Dante, Ungaretti, Montale, Luzzi e via dicendo. Cioè, mi rendevo conto che leggendoli ti nutrivi. Sì, mi stavo esattamente nutrendo come una pianta, sì, cioè che prendeva del concime per poi non sapere come, però rielaborarlo e farlo uscire come un frutto. Visto che hai citato Rondoni, colgo l'occasione per dire che tu sei anche alla direzione dei Premi Flaiano Poesia. Io ho, come dire, con grande orgoglio il compito di condurre
ed è qualcosa di veramente molto piacevole, molto bello e mi fa sentire al posto giusto, diciamocela tutta. E sta scadendo il bando, domani 3? Il bando scade esattamente domani. Domani, sì, esatto. 3 aprile, scade il bando. Che cosa bisogna fare? Ci sono poche ore ormai. Per chi volesse ancora iscriversi, semplicemente inviare entro domani tassativamente il libro, perché i libri, perché farà fede il timbro postale. Certo. Però se si vuole leggere e consultare il bando, www.premiflaiano.com e si può trovare... Si possono trovare tutte le indicazioni varie. Bene, perché noi qualche settimana fa abbiamo avuto Carla Tiboni, esatto. la presidente dei premi Flaiano, ne abbiamo parlato, però insomma va ricordato che si stanno chiudendo le possibilità di far parte di questa seconda edizione. Ci sarà tanto da lavorare, per cui intanto ti do un grande in bocca al lupo. Grazie. Buon lavoro per questa nuova edizione. Ci sarà da lavorare anche insieme poi più in là. Io non vedo l'ora, io sono prontissima. Ma adesso parliamo di poesia, c'è un tuo nuovo libro, lo vuoi sì. mostrare? Anche perché sì, abbiamo agli atti la copertina in digitale, ma il libro fisico è sempre tutta un'altra cosa, è già poesia di suo. E questo libro, da quale urgenza? Intanto ricordiamo il titolo, L'ebbrezza di essere. Con una sola B. Scusami. L'ebbrezza. È l'abruzzese che c'è in me che ogni tanto No, in realtà si usa ebbrezza con due B. Diciamo meno comune usare ebbrezza, però per urgenze musicali, certo, nel testo, certo, io uso ebbrezza. Ebbrezza. L'ebbrezza dell'essere, intanto, essere, che cosa sta a significare? Allora, beh, innanzitutto l'ebbrezza, così affiancata all'essenza, sono due termini sui quali la filosofia si è sempre interrogata. L'ebbrezza è un po' quello stato di, non di ebrietudine che può dare il vino o una qualsiasi altra sostanza, diciamo. E l'eccitazione, diciamo, che si prova nel contatto con la realtà quando qualcosa di te consuona con un elemento del reale. E che nello bello, stesso tempo. Questa parola non la sento da tanto tempo. Bene, la musica, come prima abbiamo parlato, c'entra tanto con la poesia, sì. Anche se la musica è poesia, poesia è musica, dove sì, verso è un rapporto è che purtroppo oggi si è un po' perso nella poesia attuale, però sì, è sempre stato così anche nel Novecento. E la musicalità serve proprio a rivelare un'emozione. Sì, è nella musicalità che c'è l'emozione. A dare anche un'idea ulteriore rispetto a quella che le parole danno, un po' come alla funzione magari la musica nei film muti, la musica, certo, accompagna. Del resto anche la pittura è la stessa cosa, la pittura è una sinfonia di colori che equivale alla sinfonia musicale, capito? Ah, perché sono le arti in generale che fanno capo sempre alla stessa... È l'anima umano. È la stessa corda. Si esprime, l'animo umano si esprime in diverse forme, ma la sostanza è la stessa, per cui insomma, ecco perché le arti, le belle arti poi, no? Da non confondere poi con l'intrattenimento, beh, spesso certo, becero. Quello che facciamo noi, becero, come dire. No, non è vero. No, ma è così. Invece, cara, nelle trasmissioni locali, dove c'è tempo, c'è anche l'andamento ritmico della trasmissione locale, certo, è molto certo. più, il ritmo è molto più dilatato, è molto più lento. Nelle televisioni, andando velocissimo, bisogna fare solo intrattenimento, certo. Non si può fare cultura. Nessun approfondimento, ma soprattutto io voglio sapere da Fabio, a quale urgenza risponde questo libro? Perché la poesia non è dover rispettare una data di scadenza la propria casa editrice, la poesia arriva quando arriva, no? Quale urgenza esatto. risponde? All'urgenza di... Allora, ha delle domande sostanzialmente, perché la poesia, come anche molta arte, nasce da delle domande, dal rapporto che appunto viviamo col reale, dalle domande esistenziali che ci poniamo, dal rapporto che abbiamo con la fede. Da questa sedimentazione e poi dall'incontro vivo con il reale che nasce poi il bisogno di buttare giù delle parole
poi di sistemarle, di lavorarci tanto prima di poter dire che un libro è concluso. Un libro di poesia non si conclude, non so, pensando adesso tra un anno mi metto e lo faccio. E si lavora di intuito. E l'intuito ha dei tempi che ti comunica solo nel momento in cui lo decide lui, qualcosa di irrazionale. Per cui, ad esempio, per scrivere questo libro ho impiegato 3-4 anni, ma non l'ho deciso, è stato un processo naturale, così è stato come il precedente, anzi ancora di più, che tra l'altro abbiamo presentato insieme io e Cristina Mosca. E ci sono voluti 5 anni per insomma portarlo a termine. Beh, quando è autentico è così. È che io perlomeno non conosco altri tempi, non so come sia per altri. Allora, conosco alcune storie, ad esempio leggendo alcune introduzioni a dei libri di Rilke, un poeta austriaco. So che uno dei suoi libri più importanti, che sono i sonetti a Orfeo, sono stati scritti in poco più di un mese. Diciamo che il fiume, no, ha avuto ognuno la sorgenza di... Ognuno, no, di... ha il suo fiume, ognuno scorre. Sì, esatto, esatto. Senti, siccome ti sto per chiedere di leggerci una tua poesia, ci prepari prima? In che modo? Ci prepari all'ascolto, in modo da poter, in base il a quello che stai contenuto. Per leggerci. Ecco. Darci una, come dire, prima dirci a cosa stiamo andando, diciamo, incontro, okay, ecco, in modo tale da poter ascoltare con... Certo, allora, la poesia che leggerò è tratta da una sezione intitolata Il mio cuore messo a nudo 2 ed è dedicata a una sezione dedicata ad una persona della quale mi sono innamorato ed è l'ultima poesia che chiude questa sezione e si intitola Una cosa umile come guardarti. Ti ascoltiamo. Questa insensata gioia d'essere qui, questa speranza rinata nel segno di una cosa umile come guardarti e sapere che c'è un altro alfabeto da pronunciare per dire l'eterno che ogni incontro prende forma, poi cambia per riprendere ancora forma e ancora mutarsi come un'insolita fiamma che da sé vortica il suo desiderio. Ci riconosciamo così, come due stupidi che ballano attorno a un falò e possono dirsi sazi senza acqua né cibo, disposti a partire, eppure già in viaggio, tanto solleciti al riso, che gli occhi che ne scorgono pensano, eccoli, ecco gli amanti, quelli che tremano e sanno, gli attoniti, i vivi. Bellissimo. Wow, bravissimo, Fabio Barone, bravissimo. Wow, Fabio, cosa ti provoca sapere di essere in lizza al Premio Strega? È una bella soddisfazione perché nonostante sia nato da poco il Premio Strega Poesia, sì, è la seconda edizione, anche qui. L'editore, adesso tra l'altro oggi, tra due giorni, il 4 aprile uscirà La Dozzina, sì, la sezione certo, La Dozzina, sì. E l'editore ha voluto scegliere me tra la sua collana, insomma, di poesie di Talik Pekod, perché si poteva scrivere un solo libro per editore, quindi sono già molto contento che essendo uscito quest'anno il libro l'editore abbia voluto mandare avanti me. Adesso vediamo quello che succede fra due giorni, se rientrerò in Dozzina. Wow, no, che emozione. Te lo auguriamo. Te lo auguriamo di cuore, speriamo. Davvero Fabio. Anche sarebbe perché una bella soddisfazione. Hai una bella penna ed è bene insomma che ti si possa incoraggiare ad andare avanti, almeno questo. Grazie. È quello che noi facciamo senz'altro. Ci si rivede intanto ai premi Flaiano. Ci vediamo ai premi. Cercate il 22 Fabio Barone. Giugno. Sì? Il, sì. Ricorda? Il 22 giugno. 22 giugno, per cui mi raccomando all'Aurum di Pescara, tutti presenti per parlare di poesia, ci saranno tante novità, ma insomma avremo modo magari verso fine maggio di riparlarne. Intanto adesso io vado con la carrellata di saluti, credo che veramente... Che peccato. Mamma mia, quasi mi dispiace, raramente arrivo a questo punto, non sazia e non paga, ma vi ascolterei ancora e ancora e ancora, siete stati degli ospiti
ospiti divini, splendidi davvero, e dunque ma torneremo, questa è la certezza, la promessa di tornare, vero, io questa è musica, mi piacerebbe, perché il 23 giugno farò un altro evento con Liberati Giuseppe, il ceramista di Milano, che salutiamo e conosciamo, siamo andati anche a visitare nel suo abbiamo fatto un tour per il paese, perché io sono dello stesso paese di Liberati, e quindi andrà su YouTube dei, insomma, dei video dove abbiamo tienici aggiornati, noi fino a fine maggio siamo qui, Angela, per cui tienici aggiornata su 23 giugno ci sarà questa cosa di mettere, come ha detto il maestro, infatti pittura, la dipingo io, perché sono una pittrice, ma ti prego, io questa donna mi sorprende, mi sorprenderà, e mio marito lo stesso farà voce e piano, ma lo facciamo vedere suo marito, l'abbiamo nominato tante volte, venga qui Franco, vieni che sono i saluti, entra, entra solo per un ciao veloce, mentre lui entra questo uomo può entrare, può, non ti preoccupare, passa avanti alla telecamera, dai, tanto un saluto veloce, vieni, vieni, eccolo qui e complimenti, vieni vicino a me, vieni vicino a me, mentre io vado a salutare e ringraziare Fabio Barone, Fabio Di Cocco, Angela Baldassarre, Franco, ricordami il cognome? Di Campli, e saluto Santino, Alexian Spinelli, grandissimo, Cristina Mosca, Alfredo Scogna, grazie a Valeria Di Berardino, a Danilo Cinquino, Alberto Capo, Francesco Berardinelli, e se il fiato mi assiste, ringrazio anche Andrea Di Fabio, Cristina Donatelli, Albano Paolinelli, Maria Gemma Colasante, che ve lo dico a fa? Io ringrazio tutti voi che come sempre date senso a quello che facciamo. Ci ritroviamo martedì prossimo, grazie a tutti! 9 aprile. Certo, 9 aprile. Oggi è 2 aprile.